Diario video vocale 787, ore 4:30 del mattino. Mi chiamo Carlo Berti, oggi è il 10 aprile del 2040, il mio compleanno. Compio 50 anni esatti, anche se fisicamente ne dimostro 29. Da oggi sono etichettato come sovversivo, nemico dello Stato. Probabilmente c'è già chi mi sta cercando per arrestarmi, offrirmi un sottolavoro qualsiasi e somministrarmi quel maledetto siero. Sto preparando tutto il necessario per fuggire dalla mia nazione alla volta della Spagna, unico paese in cui non sarei attualmente perseguibile. Attraverso il gruppo sovversivo 009845 sono riuscito a contattare il signor G, abile falsario. C'è chi dice che un tempo sia stato un'icona. Facevo un lavoro che ora non esiste quasi più. Come del resto, tutto quello che ha a che fare con l'arte. In questa città è l'unico che può procurarmi dei documenti falsi ed un biglietto di sola andata per Madrid. Non so se qualcuno ascolterà mai queste mie parole. Sappiate però che non sono un criminale. Sono solo uno che non è stato fortunato. Mi sono laureato nel 2017 in scienze della comunicazione con 110 e lode. Nella mia vita volevo scrivere e lavorare come copywriter nel settore pubblicitario. Le aziende a cui portavo curriculum asserivano in quel tempo che non avevo alcuna esperienza pratica e che quindi non potevo essere assunto. Dopo 3 stage sottopagati, mi è stato detto che ero troppo anziano per essere assunto come neolaureato. Ma l'azienda non conveniva. Ho fatto qualsiasi lavoro per mangiare. Il cameriere, il lavapiatti, l'aiuto gommista, l'idraulico, il muratore, il fioraio part-time. Ho addirittura lavorato in un call center, per quelli che allora erano 300 euro mensili, con gente talmente fanatica da fare invidia ad una setta. Superati i 29 anni, dopo il trattamento genetico voluto dal governo con la legge Neo, ho smesso di invecchiare. Praticamente hanno fermato la mia vita e se la sono presa. Me l'avrebbero ridata solo se avessi ottenuto il lavoro a tempo indeterminato che a più riprese mi avevano negato. Ci ho provato, ve lo giuro. Non ho mai abbandonato il mio sogno di scrivere. Ma intanto gli anni passavano, i governi ingrassavano e noi restavamo a guardare, immobili ed immutati, come in un museo delle cere. Tutto questo, poco più di 20 anni fa, sarebbe apparso come una sfrenata fantascienza. Eppure fu proprio allora che tutto iniziò a cambiare. Ma noi facemmo finta di non accorgercene. Quella che vedete è la casa di Elisa, l'unica donna che abbia mai amato in vita mia. Mi ha lasciato diversi anni fa, o meglio, l'ho lasciata libera di andare. Non potevo sposarla e non potevo darle figli. Da 6 anni è sposata con un dirigente d'azienda, non la vedo più da allora. Lui le ha fatto avere un contratto indeterminato come sua assistente e si è sottoposta al siero. Oggi dovrebbe dimostrare 49 anni.
e sono sicuro che è ancora bellissima. Ho saputo che aspetta un bambino che, in un'altra vita forse, avrebbe potuto essere il mio. Sono passato a dirle ciao, solo a dirle ciao, anche se in silenzio. Mi sembrava giusto così. Sei puntuale, ottimo. Hai portato tutto quello che ti avevo detto di portare? Sì, certo. Mi posso fidare, sì? No che non ti puoi fidare. Ma questo dovresti già saperlo. Allora, Carlo Berti, nato a Caserta, il 10-4 del 1990. Sì. Beh, auguri. Grazie. Ci vorrà molto? Il giusto. Anche se il tempo ormai non ha più valore. Almeno una volta la gente tentava di opporsi, si faceva delle domande. Ma erano le domande sbagliate. C'era una volta un papa tedesco che decise di dimettersi. Era stanco. La motivazione stette bene a tutti. Poco dopo furono gettate le basi per lo storico accordo tra la Chiesa e lo Stato sulla manipolazione genetica, e il tempo smise di scorrere. Surreale, non credi? C'è ancora tanta gente che prova ad opporsi e a lottare, mi creda. I ribelli, se solo esternassero tutta la rabbia che hanno dentro, sarebbe un mondo migliore, non crede? È solo una questione di tempo, anche se, come dice lei, il tempo non ha più valore. Non c'è rabbia che non esploderà. Queste parole io... ma è solo un vecchio ricordo, come la musica. Mi aspetti qui, vengo subito. Mi dispiace. Mi ha tradito. Il signor G mi ha tradito. In fondo, come dargli torto? Ognuno si arrangia come può, e di documenti falsi se ne fanno davvero pochi. Gli avranno dato una barca di soldi per consegnare un nuovo ricercato. Fossi stato nei suoi panni, forse... beh, lo avrei fatto anch'io. Un'intera vita di lavoro e nessun diritto ad una pensione. Gli artisti furono relegati in un limbo temporale insieme ad un'altra categoria di persone. Molti anni fa li chiamavano esodati. Signor Berti? Signor Berti? Mi sente?
Signor Berti, mi sente? Sono l'agente di ricollocamento Neo 425. L'abbiamo prelevata con la forza presso il civico 35 in via Minetti, onde evitare scene madri. Le è stato somministrato il siero governativo e tra 24 ore lei riacquisirà tutti gli anni accumulati fino ad oggi. Quello che vede lì dinanzi a lei è il tanto atteso contratto a tempo indeterminato. La preghiamo di firmarlo subito, non ci induca a procedere secondo la legge. Sappiamo che lei apprezza il settore pubblicitario, per cui, da domani, lei prenderà servizio presso la Cartesi & Co., un'apprezzata azienda di distribuzione di materiale pubblicitario e volantinaggio. È un lavoro in merda, sacci. Ma a dirla tutta, è l'intero sistema che fa schifo. Ma tanto tu lo sai che è tutta una chiavaca, no? E pensare che tanti anni fa, quando eravamo in tempo per cambiare le cose, non abbiamo fatto un cazzo. E siamo rimasti a guardare. Come gli stronzi. E grazie. Eravamo tutti intenti a pensare ai cazzi nostri. I soldi, il posto di lavoro, la raccomandazione. E intanto, quelli, al piano di sopra, continuavano a mangiare, a mangiare, a mangiare, a farsi sempre più grassi. Mentre noi ce la prendevamo nel culo. E il bello è che lo sapevamo. La vita è fatta di scelte, elettorali e non. E noi abbiamo fatto quelle sbagliate. Io facevo l'attore. Amavo recitare. Ero pure bravo, sai? Era tutta la mia vita. E invece oggi... Guardami. Questo è quello che sono diventato. Il mio presente. E questo? È il tuo futuro. Che ti piaccia o meno. Dottor Berti, benvenuto nel mondo della...